Buongiorno, benvenuti. Io sono Francesca Riglietti dell'Ufficio Orientamento e Recruitment di Galdus e oggi vi presentiamo l'offerta formativa del post-diploma, in particolare per corsi IFTS e ITS previsti per l'anno successivo, quindi 2020-21. L'offerta formativa di Galdus, vediamo nella slide, si orienta prevalentemente in quattro settori. Abbiamo l'ambito dell'oreficeria, dell'information technology, dell'amministrazione 4.0 e l'ambito del food. Prima di entrare nello specifico di questi percorsi, voglio però un po' raccontarvi cos'è il sistema ITS e IFTS. E quindi vediamo, appunto, sono percorsi, stiamo parlando di percorsi di alta formazione e specializzazione tecnica che, diciamo, si inseriscono un po' a metà tra quello che è il mondo accademico universitario e il mondo del lavoro. Quindi sono percorsi ad alta specializzazione tecnica. Vediamo nelle caratteristiche nello specifico. Che cosa sono? Quindi percorsi formativi di una durata che può essere da 1 o 2 anni, che vengono progettati e realizzati in partnership, quindi in collaborazione con le aziende che hanno appunto il compito di identificare i profili professionali necessari per il mondo del lavoro. Prevedono quindi una formazione tecnica e professionale con tirocini che si possono svolgere in Italia o all'estero per almeno il 40% del percorso. Andiamo avanti con le slide. A chi sono rivolti? A chi si rivolgono questi percorsi? A giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il requisito richiesto è che abbiano un diploma di istruzione secondaria superiore, quindi per intenderci il diploma di maturità, oppure del diploma professionale della IFP, quindi provenienti dalla formazione professionale regionale. Devono essere residenti o domiciliati in Lombardia, proprio perché sono percorsi finanziati da Regione Lombardia. Andiamo avanti. Perché scegliere questo tipo di percorsi? Innanzitutto perché sono percorsi innovativi, proprio perché dicevamo, riflettono le esigenze del mercato del lavoro. Sono le aziende stesse che li progettano insieme agli enti di formazione e quindi per questo chiaramente devono essere necessariamente al passo con i tempi. L'altra caratteristica riguarda la metodologia didattica. È una metodologia che è evidentemente esperienziale, pratica. Le aziende non solo si occupano della progettazione dei percorsi, ma addirittura entrano in aula. Quindi i docenti sono prevalentemente docenti tecnici che hanno quindi un approccio didattico estremamente esperienziale. Ovviamente tutte queste presupposte ci permettono poi di garantire un più alto esito occupazionale tra i percorsi formativi post-diploma. Vediamo ora una breve video, un breve filmato che ci illustra un po' i percorsi. Qual è il tuo potenziale? È tecnologia, ricerca, è creatività, è design, made in Italy, è cultura, è comunicazione, è mobilità, sostenibilità, industria 4.0. È il futuro, è il tuo futuro. Scopri il tuo potenziale con ITS, i percorsi di formazione tecnica post-diploma a misura del tuo futuro. Quindi futuro e innovazione tecnologica sono sicuramente le chiavi che caratterizzano al meglio questi percorsi. Vediamo ora l'offerta formativa di Galdus e quindi vi anticipavo, si tratta di un'offerta formativa che ruota intorno a questi quattro ambiti. Da un lato abbiamo l'oreficeria e quindi il design del gioiello e progettazione, information technology, quindi l'ambito dell'informatica, l'ambito amministrativo contabile e l'area food. Vi dicevo che sono percorsi che vengono realizzati grazie a delle partnership. Vediamo quali sono le partnership che coinvolgono appunto Galdus. Da un lato abbiamo fondazioni e università. Fondazione ITS Agrorisorse è la fondazione che è capofila dei percorsi nell'ambito del food e quindi l'agroalimentare. Fondazione ITS Innova Professioni è l'ente capofila dei percorsi dell'ambito artistico e quindi dell'oreficeria e poi abbiamo le collaborazioni con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l'Università degli Studi di Pavia. Vedete poi alcuni loghi di alcune aziende che sono coinvolte
a vari livelli e su vari fronti all'interno di questi percorsi, stiamo parlando di aziende anche di un certo calibro, vedete spiccare alcune di queste che sicuramente conoscerete. Entriamo ora nello specifico dei nostri percorsi e iniziamo con il percorso dell'oreficeria. Vediamo il mondo dell'oreficeria, settore artigianato artistico, è un'offerta formativa molto interessante perché abbiamo sia un corso IFTS annuale, che si configura come un percorso diciamo di livello base, e la proposta di un corso ITS biennale che è di un livello più avanzato. Indubbiamente la partnership più interessante riguarda l'azienda Pomellato, che ha proprio dato vita all'interno di Galdus, della sede di Galdus, di una vera e propria accademia di oreficeria. Entriamo a vedere i contenuti del percorso e quindi come si sviluppa. Partiamo dal percorso IFTS, che dicevamo è il percorso annuale, quindi partiamo da un livello base. Tutti i corsi hanno una forte alternanza tra l'aula e lo stage, quindi vedete quasi 50% dedicato all'aula e 50% di stage. Nell'ambito dell'oreficeria partiamo proprio da quella che è la progettazione di un gioiello, che viene poi diciamo progettato sia su carta che attraverso software specifici di progettazione, parliamo di Rhinoceront, che è il programma software che viene utilizzato, alla parte proprio direttamente di realizzazione del manufatto attraverso tutta una serie di tecniche. Non mancano poi elementi di valorizzazione e marketing del gioiello per quanto riguarda la parte proprio di vendita. Tutto questo chiaramente non può esserci se non viene dedicata una parte anche a tutto quello che è relativo alla conoscenza e alla cultura del mondo del gioiello in generale. Quindi anche questo aspetto è sicuramente importante perché arricchisce il percorso formativo. Parte di questi moduli vengono svolti direttamente in lingua inglese, quindi parliamo proprio di un inglese tecnico. Al termine del percorso IFTS è possibile quindi poi accedere a un percorso ITS biennale, quindi qui arriviamo a un livello più avanzato di offerta formativa. Anche qui vedete c'è sempre questa alternanza di 50% di aula e 50% di stage, un percorso appunto della durata di 2 anni dove diciamo viene amplificato e approfondito quello che viene già in parte svolto nel percorso IFTS, si aggiungono qui una serie di tecniche molto interessanti relative appunto alla lavorazione del metallo e alla lavorazione dei manufatti. Quindi parliamo di smalti, per esempio, la tecnica dello smalto, che è una tecnica antichissima e interessantissima, che in pochi conoscono e che sanno fare, e arriviamo addirittura a parlare di incassatura a microscopio, che è un'altra tecnica assolutamente recente e interessantissima, viene richiesta ultimamente, molto richiesta dalle aziende del settore e che in pochi conoscono. Quindi sicuramente uno degli aspetti principe di questi percorsi è legato proprio al fatto che all'interno dei nostri laboratori, che ricordo sono stati creati appunto dall'azienda Pomellato, quindi all'interno dell'Accademia Pomellato Virtuosi, danno proprio la possibilità di conoscere nel dettaglio tutti questi aspetti tecnici altamente interessanti e che offrono chiaramente delle grandi carte da giocarsi una volta che gli allievi poi possono entrare nel mondo del lavoro. Entrano nel mondo del lavoro previo chiaramente accompagnamento, quindi compito dell'ente di formazione è anche quello di accompagnare gli studenti alla ricerca del proprio specifico diciamo interesse, quindi del proprio profilo all'interno del mondo appunto della gioielleria. Andiamo avanti con le slide, perché appunto vi vogliamo chiaramente far vedere un video che racconta un po' della nascita della nostra Accademia Orafa Pomellato Virtuosi. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Come
amministratore delegato di Pomellato sono particolarmente orgogliosa di questa iniziativa, ma soprattutto spero che i genitori di questi giovani allievi e futuri orafi siano molto orgogliosi della scelta dei loro figli, perché questa è una carriera veramente al cuore del genio italiano che li porterà lontano. Siate fieri di voi. Ecco, avete visto quello che è stato un po' l'avvio, no? La nascita di Pomellato Virtuosi, e avete visto gli spazi, quello che avete visto è il laboratorio, che ovviamente in quel momento non era allestito proprio perché era l'avvio, dove si trovano oggi apparecchiature e strumentazioni altamente innovative, quindi i ragazzi hanno la possibilità di accedere a queste strumentazioni e imparare a utilizzare queste strumentazioni. Passiamo a un altro settore che caratterizza la nostra offerta formativa e andiamo al settore dell'information technology. Questo è un percorso IFTS, quindi un annuale, in collaborazione con l'Università di Pavia. Guardiamo subito i contenuti di questo percorso. L'obiettivo, diciamo, cui si nasce, si sviluppa un po' questo percorso, è quello di creare la figura dello sviluppatore software per l'industria 4.0. Quindi all'interno di questo percorso molto completo e molto ricco, gli allievi hanno la possibilità di imparare i linguaggi di programmazione informatica. Quindi si parla di programmazione Java, .NET, JavaScript, database SQL, quindi tutta una serie di linguaggi chiaramente che sono alla base dello sviluppo dei programmi informatici. Tutto questo è chiaramente poi arricchito dall'esperienza di stage tirocinio, che vi ricordo occupa quasi la metà del percorso. Le aziende che diciamo partecipano e collaborano con noi per la realizzazione di questo corso sono aziende che hanno evidentemente la necessità di individuare delle figure professionali competenti, che quindi siano in grado poi di utilizzare questi programmi e questi linguaggi di programmazione proprio perché hanno la necessità, diciamo, di inserirli all'interno del proprio organico. Procediamo con le slide e andiamo alla una testimonianza di una allieva del percorso IFTS che racconta un po' della sua storia all'interno di questo percorso, in uscita da un percorso di laurea universitario. Quindi Stefania aveva fatto un percorso universitario precedente e, diciamo, come spesso accade al termine del percorso universitario, manca un po' quel collante, quel collegamento tra il mondo accademico e il mondo del lavoro. E quindi sentiva la necessità di diciamo apprendere delle competenze tecniche e più pratiche che il mondo accademico universitario non le aveva offerto, per quanto l'avesse chiaramente aiutata a sviluppare tutta una serie di aspetti di conoscenza e di sviluppo culturale. All'interno del percorso IFTS quindi si è sentita sicuramente accolta non solo per quanto riguarda appunto lo sviluppo di competenze tecniche, ma anche perché offriamo questo servizio di placement e di accompagnamento e di orientamento professionale che proprio caratterizza questi percorsi. Quindi la figura specifica di un tutor che si occupa di ciascun allievo, di aiutare ciascun allievo a scoprire il proprio talento, quindi a valorizzare le proprie caratteristiche e a trovare poi la giusta strada. Passiamo ora a un altro settore della nostra offerta formativa. Dovrebbe arrivare il settore amministrazione e contabilità. Anche qui parliamo di un percorso IFTS della durata di un'annualità in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in particolare la Facoltà di Economia e Commercio. Entriamo subito nei contenuti e sbirciamo appunto il piano di studi del percorso IFTS. Anche lui è un percorso che prevede una alternanza tra l'aula e lo stage. Questo è un corso molto completo che permette agli allievi di sviluppare delle competenze tecniche sia in termini proprio di contabilità generale bilancio, sia relativamente ad aspetti fiscali, tributari,
quindi la parte paga e contributi e diciamo in generale anche la parte di organizzazione gestionale di un'impresa. Attraverso diciamo la possibilità di svolgere il laboratorio di impresa simulata, gli allievi prima ancora dello stage possono nella modalità del project work sviluppare una vera e propria startup, quindi parliamo di imprese e quindi imparano a gestire un'impresa fin dalle sue origini, quindi dai semplici atti notarili per attivare un'azienda alla parte proprio di gestione economica, contabile e anche di gestione del personale, quindi si diceva appunto la parte paghi e contributi. Anche in questo percorso parte di questi moduli viene sviluppata direttamente in lingua inglese, proprio perché si punta a dare la possibilità agli allievi di apprendere un inglese tecnico, quindi Financial English è uno dei moduli che viene inserito all'interno del percorso. Procediamo con le slide perché vediamo ora la testimonianza di una delle aziende coinvolte all'interno di questo percorso che in Galdus è storico perché sono più di 15 anni che lo svolgiamo. Vediamo l'intervista da Luigi Capuozzo che è presidente dell'Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili, appunto partner nel percorso di amministrazione e contabilità. Con Galdus e il progetto del corso IFTS nasce con un duplice obiettivo. Il primo è quello di formare i ragazzi che escono dagli istituti di ragioneria o istituti seminari, ma nasce anche e soprattutto con l'obiettivo di formare questi ragazzi e portarli nel nostro studio. Diamo agli studenti, ai ragazzi, la possibilità di conoscere quelle innovazioni tecnologiche che adesso saranno sempre più presenti per le imprese, ad esempio la fattura elettronica. In questo corso noi insegniamo praticamente come gestire e come usare la fattura elettronica. Il 96% dei ragazzi che hanno fatto il corso di IFTS sono stati poi assunti dalle aziende o dagli studi con uno stage extracurriculare, con un apprendistato. Ad esempio più pratico sono io, ho preso due ragazzi, due stagisti, 3 anni fa e ancora oggi sono all'interno del mio studio e fanno parte della mia forza lavoro. Ecco, avete sentito la testimonianza appunto di Luigi Capuozzo che non solo rappresenta diciamo una delle aziende partner, poi in realtà qua parliamo proprio di un'associazione di aziende perché UGRC è un'unione di commercialisti ed esperti contabili, ma Luigi Capuozzo è anche docente, quindi lo avete sentito sia in qualità di azienda chiaramente interessata ai profili professionali in uscita, ma anche come docente stesso del percorso che quindi entra in aula e fornisce appunto queste competenze tecniche così tanto richieste. Arriviamo all'ultimo dei nostri settori, della nostra offerta formativa, entriamo nell'ambito del food, quindi l'agroalimentare. Qui l'ente capofila del percorso è la Fondazione AgroRisorse, che è quindi ente capofila con cui noi siamo in partnership. Il settore agroalimentare prevede anche qua due percorsi differenti. Abbiamo un percorso IFTS di una durata annuale, Food and Beverage Manager, quindi legato alle competenze relative alla figura professionale del Food and Beverage Manager. E il corso ITS biennale, recentissimo e nuovissimo per noi, che è l'ambito legato al Food Tech. Voglio farvi capire, per farvi capire da dove nasce un po' questa offerta formativa, abbiamo un video contributo che un po' ci aiuta a capire a cosa punta questi percorsi. Thank you.
Ecco, avete visto, è in partenza il 30 novembre, quindi è un percorso appunto nuovissimo e interessantissimo, perché quello che è un po' lo scenario che stiamo vedendo in questi mesi, che purtroppo ha un po' influenzato la situazione che ci troviamo a vivere, ha investito tanto il settore della ristorazione. Sicuramente la cosa che a cui uno pensa prima di tutto è un discorso di probabilmente di difficoltà e di crisi, ed è vero, assolutamente vero. È vero anche che però questa situazione, quindi sto parlando proprio della pandemia che stiamo vivendo in questo momento, ha accelerato in realtà un processo che era già in essere nella ristorazione, e cioè quello legato all'impiego delle nuove tecnologie in campo alimentare e agroalimentare. Avete visto nel video un susseguirsi di immagini anche di robotica e di articoli di giornale relativi a stampante 3D che vengono utilizzate in campo alimentare, proprio perché questo è quello che sta accadendo al mondo della ristorazione, ed è importante che si creino e che si formino nuove figure professionali. Evidentemente qui l'innovazione è assolutamente centrale ed è l'ingrediente principale di questo ambito, figure professionali assolutamente nuove che siano in grado di conoscere queste nuove tecnologie e che siano capaci di applicarle al mondo della ristorazione. Il percorso IFTS annuale che vedete qui nella slide sicuramente ha al suo interno appunto questa anima di sguardo alle tecnologie innovative nella trasformazione dei prodotti agroalimentari, quindi vedete anche la parte relativa a supply chain, customer care, marketing del made in Italy agroalimentare, quindi c'è una parte di sviluppo di nuove tecnologie affiancata anche da conoscenze e competenze relative alla parte di conoscenza di tutto il processo produttivo dei nostri prodotti tipici italiani, la parte di marketing e quindi di valorizzazione di questi prodotti attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, tutti i sistemi digitali che oggi come oggi si stanno evolvendo sempre di più, ancora di più in questo settore. Il percorso ITS, che è quello appunto che abbiamo visto un po' pubblicizzato nel video promozionale, è un percorso dove si lavora proprio sulla conoscenza di queste nuove tecnologie. Quindi qui abbiamo un po' una sorta di unione tra quello che è il mondo delle conoscenze agroalimentari e food con l'informatica, quindi l'unione di questi due ambiti che trova poi un'applicazione in tutta la parte legata all'IoT e quindi tutto lo sviluppo di robotica e di parti macchinari nuovi e tecnologici impiegati nella ristorazione, ma anche parti sempre legate alla sostenibilità ambientale, marketing e valorizzazione dei prodotti. Quindi una figura professionale sicuramente altamente innovativa. Come in tutti i percorsi, non solo una grossa fetta viene dedicata allo stage tirocinio, ma anche ai project work. In questo percorso in particolare, il project work prevede proprio la realizzazione di una startup di un'azienda ristorativa, quindi fin dalla nascita di questa azienda ristorativa, dove diciamo vengano impiegate queste nuove tecnologie. Quindi sicuramente un interessantissimo progetto che viene commissionato dalle aziende partner e che collaborano con noi, e quindi che può trovare poi una reale, concreta realizzazione. Andiamo avanti con la nostra offerta formativa, anzi questo era l'ultimo dei percorsi proposti, e vediamo un attimino come si può accedere a questi percorsi, perché appunto è previsto un iter di selezione. Sul nostro sito galdus.it potete vedere nella sezione alta formazione, potete andare a vedere le nostre proposte. Quindi noi proponiamo Open Day, che in questo momento chiaramente sono a distanza, quindi Open Day online. Diamo la possibilità di richiedere un colloquio di orientamento, quindi personalizzato per
perché Galdus è anche un centro per l'orientamento, anzi nasce prima ancora che come ente di formazione, nasce come centro per l'orientamento, quindi all'interno ci sono i nostri esperti di orientamento che possono offrire appunto questo servizio di counseling gratuito proprio per capire insieme a ciascuno quale può essere la strada giusta e quindi se noi effettivamente poi possiamo essere il posto giusto. Quindi l'altra proposta che facciamo è quella di partecipare a Work Experience e Open Lesson, questo poi diciamo la modalità può variare a seconda di quello che accade un po' più intorno a noi e quindi di quello che sono poi gli sviluppi della realtà che stiamo vivendo chiaramente in questi mesi, però appunto sono tutte occasioni che offriamo e diamo per conoscere meglio l'offerta formativa, quindi la possibilità di entrare virtualmente o realmente, lo scopriremo vivendo, all'interno appunto della nostra realtà. Si accede quindi poi a delle prove di selezione, generalmente le prove di selezione prevedono un test scritto e un colloquio motivazionale orale e se si passa ovviamente in graduatoria è poi possibile procedere con l'iscrizione effettiva al corso. Bene, allora procediamo ancora con l'ultima parte perché che è sicuramente importante perché tutto questo dà un esito e quindi questo è un po' l'esito di cui chiaramente andiamo un po' fieri e orgogliosi, che è quello del 96% di esito occupazionale, proprio perché sicuramente la sinergia con fondazioni, università e aziende ci consente poi di riuscire ad arrivare a questi risultati. Tutto questo un po' fa parte di quella che è la mission di Galdus. Galdus, vi dicevo, è un ente di formazione che ha appunto come mission aiutiamo le persone a trovare il loro posto nel mondo. Ha un'esperienza trentennale nell'ambito della formazione e nella ricerca del lavoro e quindi operiamo in questo senso e abbiamo un po' a cuore, no, la crescita personale di ciascuno, sia che sia un dipendente, un manager, un disoccupato, che sia un giovane in cerca di formazione. E quindi diciamo che il nostro compito, il nostro obiettivo è quello di fare in modo che ciascuna persona che incontriamo possa scoprire il proprio talento, possa valorizzarlo e quindi trovare la sua collocazione. Quindi io avrei concluso la nostra... Ah no, beh certo, chiaramente c'è questa slide che ci dice dei numeri, no? Di quante sono le aziende e le imprese che hanno scelto di aiutarci in questa impresa con i ragazzi, quindi che accompagnano i nostri giovani, sono più di 2.000 e sono più di 5.000 i giovani che ogni anno scelgono appunto di fidarsi e di farsi accompagnare in questo percorso, in questa strada che ha come obiettivo l'inserimento lavorativo. Abbiamo poi un'ultima slide che un po' raccoglie i nostri contatti, la sede di Galdus si trova in via Pompeo Leoni 2 a Milano. Potete, come vi dicevo prima, andare sul nostro sito galdus.it, in particolare nella sezione alta formazione troverete tutta la nostra offerta formativa e quindi tutte le informazioni che io vi ho dato e anzi anche di più e poi potete chiaramente sempre o attraverso il sito stesso, cioè ci sono proprio dei form dedicati ai contatti, quindi potete richiedere un colloquio di orientamento oppure scriverci direttamente una mail a orientamento@galdus.it e poi avete i nostri riferimenti telefonici. Io quindi ho terminato la parte di presentazione, spero vi sia piaciuto, insomma spero di avervi quantomeno incuriosito, vi invito a seguirci anche sui nostri canali social, quindi Instagram, Facebook, LinkedIn e il nostro canale YouTube Galdus Formazione, che raccoglie un po' dei contributi video che abbiamo visto e poi molti altri. Grazie a tutti per la partecipazione.